Gli spagnoli tornano in piazza per dire no alle misure di austerità del governo. La manifestazione, con migliaia di partecipanti, è stata convocata dai sindacati, uniti dallo slogan «Vogliono rovinare il paese, bisogna impedirlo». Pues ahora mismo muy mal, en España están las cosas muy mal. Mucho... È davvero una brutta situazione, dice una signora, e le cose stanno andando veramente male. Ci sono molti tagli, molta povertà, molta miseria. E la colpa è della crisi, ma anche del governo. Le manifestazioni, aggiunge un uomo, non si fermeranno finché il governo di Mariano Rajoy continuerà a impoverire la popolazione. Particolarmente preoccupati e arrabbiati i giovani spagnoli. La situazione dei giovani in Spagna è terribile, soprattutto per un motivo. La situazione per i giovani in Spagna, conclude un manifestante, è terribile per una sola ragione: per noi non c'è futuro. Siamo costretti a emigrare per poter trovare lavoro. La disoccupazione, infatti, continua a correre e ora ha raggiunto il 24,63% della popolazione attiva. Una percentuale impressionante che nel cuore dell'Europa ricorda a tutti i paesi la gravità di questa crisi che sembra infinita.